Salve a tutti raga e ben ritrovati qui da Mr. Watti. Oggi, come vedete, siamo in un video un po' diverso dal solito, perché sono tornato a parlarvi di sviluppo di videogiochi, ma stavolta lo voglio fare in modo chiaramente definitivo, perché sebbene io l'abbia già fatto lungamente su Udemy, volevo farvi questo primo corso, format, come lo volete chiamare, qui gratuito su YouTube, dove non faremo progetti, ma semplicemente vedremo diverse cose che adesso vi enuncerò, che vi permetteranno poi di sviluppare il vostro primo progetto oppure di essere affiancati con me in descrizione qui sotto, sempre sugli eventi. E questo format sarà strutturato così, quindi questo mio primo video introduttivo dove parleremo in linea generale di cosa vuol dire sviluppare videogiochi, un secondo video che in realtà non so se ne basterà solo uno, in cui vedremo Unity in tutto il suo splendore e faremo tutte quelle cose che ci potranno essere utili per capire senza aprire il codice, e poi un'ultima parte in cui implementeremo proprio delle meccaniche aprendo il nostro compilatore. Quindi cominciamo con la nostra prima domanda: come si sviluppano i videogiochi? Chiaramente ci sono tantissimi engine, voi lo sapete che io sono un grandissimo amante di Unity, ma partiamo dal principio. Per qualche strana ragione su internet sono diventato famoso per il mio odio verso RPG Maker. Non è che ami anche Unreal, per esempio, ma solo perché Unreal lo trovo complesso. RPG Maker, semplicemente, non mi è mai venuto in mente di sceglierlo personalmente, perché se appunto voi non vi sforzate per fare dei giochi come Doom, eccetera, di base RPG Maker prevede solo che voi facciate i giochi con la grafica di Pokémon o i vecchi Final Fantasy, per farvi capire. E io l'ho sempre trovato molto limitante, anche se è possibile fare su RPG Maker anche dei giochi come Doom, e 3000 volte bisogna invece farlo su Unity, ad esempio. E quindi, proprio per questo motivo, l'ho evitato. In più, RPG Maker viene anche scelto spesso, sebbene abbia la sua parte di codice, per una sorta di perversione per il no-code. Ho visto che è molto diffuso su internet, cioè la gente si aspetta che i giochi vengano realizzati con la bacchetta magica. Vi dirò una cosa che forse non volete sentire e sperate che non sia vero, ma purtroppo è così. Sicuramente riuscite a fare un bel po' di videogiochi magari senza codificare e vi andrà sempre bene, ma vi assicuro che un giorno avrete bisogno di conoscere il codice o di essere affiancati da uno che lo conosce, semplicemente perché sarà necessario prima o poi, per sviluppare qualsiasi gioco, spezzare l'atomo, come si dice. E se voi non conoscete nel più piccolo dettaglio, quindi a livello di codice, ogni singolo oggetto del vostro gioco, avrete un controllo assai limitato di ogni singolo oggetto, ed è per questo che diventa poi utile conoscere il codice. E inoltre non capisco il perché di questa perversione, perché non stiamo più programmando in codice binario complicatissimo, perché altrimenti neanch'io lo farei. Vi assicuro che il codice è veramente di alto livello, quindi molto simile al linguaggio umano, e spero che sarà sempre necessario ovviamente programmare, proprio perché secondo me è giusto avere totale controllo di quello che si sta facendo. Ora passiamo ad Unreal. Unreal è bellissimo, ma per qualche strana ragione, almeno adesso non più per fortuna, ma era considerata la versione figa di Unity, semplicemente perché su Unreal c'erano sviluppatori, credo, migliori una volta, e quindi facevano uscire giochi migliori. Ma adesso, anche grazie a questi ultimi giochi che sono usciti, tipo Cuphead, Ori e così via, finalmente forse i giocatori hanno capito che non è l'engine che fa il gioco, sono gli sviluppatori. Ma in realtà Unity ha le stesse possibilità di farvi realizzare un gioco che si fa in Unreal e viceversa. Sono assolutamente paritari, perché dipende dalla bravura del team, che è una cosa molto importante secondo me da sottolineare. E quindi, perché ho evitato Unreal? Perché su Unreal, a differenza di RPG Maker, ci ho avuto a che fare, purtroppo, male, per carità, però ci ho provato a sviluppare Deus Machina, se non ricordo male, qualcosina riuscivo a fare. Ma spero che tutti voi sappiate che i blueprint non sono una forma di no-code, anzi, i blueprint richiedono una grossa conoscenza del codice, perché non è che state collegando cose a caso. I blueprint sono dei blocchi di codice, detto brutalmente, che Unreal già conosce a memoria, e quindi vi permette di connettere ad altri blocchi di codice e creare questi diagrammi e fare questa sorta di blueprint, che appunto sono, diciamo, le piantine di una casa, cose di questo genere. E allora perché si usano tanto? Perché i programmatori più esperti li usano perché sono pigri. Noi tutti i programmatori siamo pigri, quindi il blueprint ci aiuta in questo senso, perché non ci dobbiamo più mettere a scrivere, ma semplicemente con due clic abbiamo realizzato la meccanica di un gioco.
ma questo non significa che sia semplice, vuol dire solo che è veloce. E quindi arriviamo proprio dal mio amico Unity, che ormai lo conosco da tanti anni, da quando ancora non c'era lo Unity Hub, che poi lo dico come se fossero passati tanti anni, in realtà Unity Hub c'è da pochi anni. Unity secondo me ha giusto grado di difficoltà, perché sebbene poi anche Unreal supporta il codice C++, Unity secondo me ha un approccio un po' più soft, se vogliamo, perché porta proprio lo sviluppatore per mano, non vi porta in braccio, perché proprio dà il giusto livello di difficoltà, perché si aiuta il più possibile con dei componenti riusabili, perché comunque essendo una programmazione a oggetti usiamo tutti il principio del dry, quindi don't repeat yourself, non reinventare la ruota, cioè se abbiamo già un componente che gestisce la gravità, perché c'è tra l'altro, non ha senso che implementi tramite codice qualcosa che lo fa allo stesso modo, perlomeno, perché se ci c'è un componente non ci ripetiamo. Un po' ci aiuta in questo senso, lo vedremo poi assieme, che è veramente un engine molto semplice da capire secondo me per sviluppare videogiochi. E si impara comunque in generale a fare videogiochi. Non iscrivetevi alle scuole italiane di videogiochi, sicuramente avrete sentito di molti che le hanno finite, perché chiaramente se continuano a esistere è perché c'è gente che continua ad andarci, ci mancherebbe. Però io per esperienza vi posso dire che ho pagato tantissimo per le persone, per fare la breve, che sapevano sviluppare videogiochi ma non sapevano insegnare, perché giustamente erano poco più grandi di me e quindi materialmente non avevano avuto gli anni giusti per imparare ad essere insegnanti. Secondo me, molto banalmente, non si metteva la passione, che secondo me è una cosa, non dico semplice, però necessaria al fine di insegnare qualcosa. Chiaramente la passione dovrebbe venire da entrambi, però in primis dovrebbe essere l'insegnante a farti venire voglia di fare qualcosa, ma come si dice, e tanti altri problemi. E quindi cosa ho fatto? Ho imparato meglio autonomamente su YouTube. E quindi voi potete scegliere appunto di fare il programmatore, ma non è l'unico ruolo. Cioè, se proprio a voi la programmazione fa schifo, però volete sviluppare comunque un videogioco, potete fare il game designer, il 2D artist, il 3D artist, che sono tutte figure che penso costituiscano il minimo indispensabile per appunto creare un team che possa sviluppare un gioco vendibile, che mi sembra la parola migliore. Però sappiate che vi avviso già per esperienza che sebbene ovviamente dipenda anche dalla persona, ma in media la persona che dovrete inseguire di più in un team potrebbe essere il 2D artist. Perché? Perché a differenza degli altri del team, che bene o male riescono a fare team, appunto fare il gioco di squadra, i 2D artist sono quelli più da inseguire. Perché? Semplicemente per il fatto che solitamente ragionano di più a partita IVA, quindi autonomamente, proprio perché essendo disegnatori non è che sono disegnatori per il team di sviluppo, sono disegnatori in generale, i disegni decidono poi di applicarli al gioco che si sta facendo in team. Però capite che la mentalità è leggermente diversa e quindi bisogna stare a rincorrerli. Ed è un problema soprattutto se fate un gioco in 3D, oltre che 2D. Perché? Perché non so se lo sapete, ma i modellisti 3D hanno molta difficoltà a realizzare un modello 3D se prima non c'è disegno da cui possono prendere spunto. Quindi diventa molto importante la loro presenza anche in giochi 3D. E soprattutto, come potete ben immaginare, i 2D sono onnipresenti, perché in qualsiasi gioco voi avrete una UI, quindi già solo inventarsi la grafica dei santi sulla UI chiaramente chiede il loro supporto. E ora arriviamo alla domanda più brutta, perché sinceramente non vi so rispondere, ovvero: perché sviluppare videogiochi essendo in Italia, tra parentesi? E la risposta è: non lo so, sono forse tra i primi più disperati in Italia, proprio perché dopo tutto l'impegno che uno ci ha messo per studiare un argomento così complesso della programmazione, non si riesce a trovare lavoro e non si sa perché. Cioè, mi si viene a dire che non si guadagna abbastanza, ma voglio dire, cioè, i videogiochi è uno dei settori che più fa guadagnare al mondo e mi si viene a dire che in Italia non si guadagna con i videogiochi. E infatti significa questo, che troviamo 10 team in Italia dove una parte di essi fanno solo giochi per mobile, ma mai che fossero film realizzati in Unity, tra l'altro, che anche quello sarebbe interessante. E sto anche approfondendo quell'argomento non solo come piano B, ma anche perché proprio mi interessa. Tra l'altro la cosa paradossale è che sono talmente poche aziende di sviluppo in Italia che, cercando su internet, inciampate sugli incubatori di startup, che possono ovviamente anche aiutare a fare impresa anche per sviluppare videogiochi. E la cosa paradossale è che sembra veramente che questi incubatori di startup in Italia siano super efficienti,
ma manca sempre qualcosa, c'è sempre un qualcosa che blocca tutto ciò, che proprio dà fastidio perché non ci sono motivazioni reali. È un po' come varie leggi, no, che uno deve far passare, no, come la legalizzazione eccetera, che uno non sa perché non passano nonostante ci sia una maggioranza, però non passano, è una magia, non, c'è qualcosa che non va e non passa, e non passa niente. Quando così, dopo un po' di anni, anch'io mi scoccio e dico, vabbè, perché devo stare dietro a questo stato solo perché ci sono nato? Ma vado all'estero, ma che cazzo me ne frega, ma chi me lo fa fare giustamente di rimanere qua? Mi si sta esaurendo un po' quel lato altruistico che dico, però che cazzo, ci siamo tutti esseri umani, abbiamo tutti questa passione, siamo grandissimi artisti qui in Italia e mi devo spostare all'estero perché magicamente non si possono fare i videogiochi in Italia. Quindi, dopo tutto questo spoloquio che spero vi sia interessato, ci vediamo il prossimo martedì così non perdere il filo, con Unity aperto sostanzialmente, vi faccio vedere anche come si scarica e tutto il resto, spero di avervi convinto ad usare Unity. Vi ringrazio come sempre per la visione, vi ricordo in descrizione soprattutto i vari link di forgames.com dove parliamo tutti i giochi, il mio filo a parlare scrivo storie, il mio canale Viola dove possiamo interagire in tempo reale, non so perché voi non vogliate, perché ci sarebbero tantissime cose di cui parlare. Il secondo canale è Massimo, il mio canale Watti Fantasy dove ci discorso finché ti capi. Vi ringrazio come sempre per la visione e ciao Mr. Watti.